Ragazzi, ciao, bentornati. Allora, nuovo anno scolastico, nuove lezioni. Vado oggi a rispondere a un commento di un mio amico sotto un video che ho messo un paio di settimane fa su YouTube. Giacomo, si firma Giacomo, che ringrazio di cuore, mi fa sempre un sacco di complimenti. Tra l'altro, io gli faccio complimenti anche per il nickname scelto. Questo commento mi chiedeva come, intanto è esageratissimo, perché è esageratissimo, come faccio ad avere un buon, diciamo, muting con la mano destra, quindi come faccio anche, a detta sua, quando lavoro, quando faccio cose veloci, salti di corda, eccetera, a mantenere un suono pulito, quindi evitare la risonanza, diciamo, delle altre corde. Quello che avete visto all'inizio del video è uno dei miei esercizi preferiti, registrato non ora che avete visto, cioè, un'altra maglietta, ma stanotte, che suono di più la notte del giorno. Il giorno c'ho da fare, parte scherzi. È un esercizio che ora vi spiego, ovviamente, che comprende molte cose, quindi racchiude molti aspetti dello studio, quindi la conoscenza degli arpeggi, la coordinazione mano destra, mano sinistra, i salti di corda, appunto la cura della pulizia del tocco, la velocità, il timing. È uno dei miei preferiti. Ora ci arrivo. Per quanto riguarda, ringrazio ancora il muting della mano destra, ovviamente il mio primo riferimento da cui ho preso spunti è stato Giacomo, ma non solo. Io ad esempio faccio, anzi, ho dico nomi, no. Ascoltatevi Tower of Power, per citarne uno, di bassisti, con un muting clamoroso, tra l'altro uno stile diverso da Giacomo, ma quei sedicesimi, anzi forse, quasi sicuramente lui è anche una generazione, un attimino, forse erano coetanei, morto anche lui. Anche se recentemente, nel 2020, se non sbaglio, avete capito a chi mi riferisco. Francis Rocco, diciamo così, dai. Uno stile, diciamo, con dei sedicesimi, c'è, cioè, chi dice appunto che Giacomo in qualche modo fosse stato influenzato anche da lui, ma totalmente un altro tipo di bassista, anche se il genere è comunque funk. Quindi già due bassisti da cui ho preso, ecco, volevo tornare al discorso. Giacomo ha un modo suo di mutare le corde, e altri bassisti utilizzano anche, tra cui appunto quello che dicevo prima, la mano sinistra. Non entro nell'argomento, ma vi consiglio l'ascolto e la visione di un video didattico apposta del bassista Tower of Power, che fece credo negli anni 80-90, che trovate su YouTube, è bellissimo, una specie del Modern Electric Bass di Giacomo, versione un pochino più ridotta, nel quale appunto Rocco, Francis Rocco, spiegava, tra le tante cose, questa tecnica del muting con la mano sinistra. Quindi suonava molto quasi stoppato, staccato, stoppato, ma più con la mano sinistra. La mia tecnica si avvicina di più a quella di Giacomo, e non solo, ripeto, ci sono tanti bassisti. Una premessa, tra le tante domande che ho ricevuto ultimamente, un'amica che conosco mi ha detto che il suo vecchio insegnante le diceva che appunto per avere il muting era obbligatorio scendere su tutte le corde con il pollice, quindi appoggiarsi
su tutte le corde, quindi quando suono mi sto su pick up, quando suono la scendo sul mi, quando suono re scendo sul la e così via, che c'è anche se corde scende fino a terra. Allora io ho un'altra visione della musica. Io faccio anche riferimenti a bassisti di altre epoche in cui non si sfioravano, soprattutto vecchi precision, dal pick up, nemmeno quando suonavano il so. Quindi secondo me queste leggi, queste imposizioni non le condivido, le rispetto certamente, mai criticare il lavoro dei colleghi, però io ho un'altra visione, nel senso, se uno si sente bene e trova il suo modo di stoppare le corde, anche non scendendo su tutte le corde, anche perché se ci provassi io mi verrebbe veramente faticoso. Per me va bene così, ognuno deve trovare il suo feeling, il suo modo di suonare. Io vi dico qual è il mio, provo a avvicinarmi il più possibile. Comunque, io quando faccio ad esempio una scala, andiamo boh, in La maggiore, ovviamente quando suono il Mi, il mio pollice è ben ancorato sul pick up. Ora sapete che io suono molto vicino al ponte, ma non sempre, comunque non cambia niente. Quando poi cambio corda, vedete, il mio pollice fa questo movimento, quindi questa alternanza, che poi all'inizio, quando io cominciai a suonare così, perché prima ero di quelli appunto incollati con il pollice sul pick up del preciso, poi quando iniziai a studiare in questo modo era tutto complesso, mi sembrava di dover fare 6 milioni di cose, vi assicuro che dopo poco tempo diventa un meccanismo automatico, questo ve lo assicuro. Quindi questo, io faccio solo questo. Però, c'è un però. Ovviamente, quando io suono re e sol, non ho più il pollice appunto che mi stoppa la corda, diciamo sopra, chiamiamola così, a differenza di quando suono il la, che il mi non si muove perché ho il pollice sopra. Allora cosa faccio? Mi aiuto con soprattutto l'anulare della mano destra, ovvero io quando suono ad esempio sol, abbiamo questa scala, avevo detto di la, vedete l'anulare appunto quando suono sol appoggiato sul re, in modo che non mi vibri, non mi risuoni. Quando poi scendo sulla corda di re, con la mano sinistra, mi va da solo sulla corda sopra, chiamiamola così oggi, mi viene questo termine. Quindi ho questo tipo di muting, a volte anche il mignolo. Quindi le uso tutte e quattro le dita, non per pizzicare, c'è anche chi usa la tecnica a tre dita, no, non sono io. Quella tipologia di bassista, però io semplicemente pizzico con indice e medio, ma rispetto a tantissimi anni fa, quando appunto queste due dita potevo anche non averle, adesso le uso per appunto per avere un muting migliore, non ottimo come dice Giacomo, però questa è la mia tecnica. Per concentrare appunto tante cose, soprattutto per chi ad esempio ha poco tempo per studiare. Questo esercizio, anzi, ve ne propongo due oggi. Ho perso un po' diciamo, la fluidità nel parlare, perché è un po' che non faccio lezioni. Ora ricomincerò perché ho una voglia pazzesca. Comunque, là si tratta di alternare arpeggi, quindi l'uso degli arpeggi sacrosanti, arpeggi, note degli accordi, uno minore e uno maggiore. Allora, forse avevo già fatto una lezione qualche anno fa a riguardo. Comunque, è uno dei miei esercizi preferiti, ve lo faccio rivedere molto volentieri. Allora, facciamo due esempi, visto che oggi ho tirato fuori il La, di due tipi di arpeggi in La. Quindi rimaniamo in La. Allora, il primo è minore. Ok? Quindi, scusate, maggiore. L'esercizio inizierà con un accordo maggiore. Maggiore esteso, un accordo esteso. Cosa vuol dire esteso? Che le triadi hanno tre note.
triadi, la tonica, terza, quinta. Le quadrilli hanno la settima, poi ci sono le estensioni, nona, undicesima, fino alla tredicesima. Gli accordi di tredicesima sono, intanto che una scala, cioè tutte le note di una scala messe in modo, come si dice, verticale, quindi per terzi. Quindi nel caso di La avrò La, Do diesis, Mi, invece che le note della scala La, Si, Do diesis, Mi, La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, le avrò in senso verticale, quindi per terzi. Quindi La, Do diesis, Mi, Sol diesis, che è la settima maggiore, poi avrò la nona, che è un Si naturale, l'undicesima, che è un Re, e la tredicesima, che è un Fa diesis. E si fa sempre per terzi. L'arpeggio di questo esercizio si chiama Major 11, arpeggio maggiore 11, chiamatelo un po' come volete. Allora, quindi devo arrivare all'undicesima. Il mio trucchetto è, per visualizzarlo meglio, ci sono ovviamente più modi per suonarlo. Uno può essere questo, questa diteggiatura. Io preferisco in questo caso questa diteggiatura qui, quindi partendo col secondo dito. Le note sono le stesse. Per farlo tornare ritmicamente, ribatto l'ultima nota, quindi l'undicesima, è a terzine. Mentre in minore, quindi avrò la tonica, terza maggiore, la quinta giusta, settima maggiore, la nona maggiore e l'undicesima giusta, il Re, nel caso di La. L'accordo minore, undicesima, ovviamente avrò la tonica, terza minore, quindi Do naturale, poi la quinta, Mi, rimane uguale, la settima minore, quindi non più il Sol diesis ma il Sol, poi la nona e l'undicesima che rimangono identiche, quindi abbiamo detto Si e Re, anche qui ci sono diversi modi per fare questo arpeggio. Partendo col primo dito, ad esempio. Scaricate il PDF dove metto sempre tutto gratuito, con scritto tutto quello che ho detto nella lezione, così capite meglio. Posso farlo anche così, partendo o col secondo dito, addirittura col terzo, in questo caso forse mi torna meglio. Anche in questo caso ribatto undicesima. Quindi se io parto da Mi e faccio alterno Mi maggiore, maggiore undicesima, poi Fa per semitoni, Fa minore undicesima, Fa diesis maggiore undicesima, Sol minore undicesima, e arrivo fino a dove posso, è un lavoro che appunto, come vedete, mi fa ragionare sulle note perché non fossilizzatevi sugli schemi, anche perché quando lo faccio ad esempio sul Mi, non posso usare la stessa diteggiatura che ho usato sul La, perché vedete non ho, cioè devo sfruttare per forza le corde a vuoto, quindi devo ragionare su intervalli. Un trucchetto che dicevo prima, siccome sono accordi un po' particolari, molto estesi, quello che uso io, poi ognuno ha i suoi riferimenti, negli accordi maggiori, quando io arrivo alla settima, quindi individuo, visualizzo la settima di ogni accordo, e poi ci aggiungo una triade diminuita. Quindi quando io arrivo al Sol diesis, sempre nel caso di La, penso alla triade diminuita di Sol diesis. In questo caso arrivo all'undicesima, vedete? Tonica in questo caso, che è la settima maggiore di La, terza minore e quinta diminuita. Mentre nel minore, undicesima, quando arrivo alla settima minore, in questo caso Sol, nel caso di La minore
undicesima, ci aggiungo una triade maggiore. In questo modo io riesco a visualizzare meglio questi arpeggioni grossi. Ovviamente c'è chi usa altre tecniche, però l'importante è non andare per schemi, per geometrie dello strumento. Ragionateci sulle note e tutto. Ovviamente, tornando al discorso iniziale, si utilizza molto la mano destra e qui entra in un gioco salti di corda. Perché mi piace molto questo esercizio? Perché in ogni arpeggio si va dalla quarta corda, dal Mi, fino alla prima. Esempio in Mi, come vedete, arrivo dalla corda di Mi al Sol, poi riscendo, quindi tutto un movimento di salti di corda continui. Quindi qui vi consiglio di partire molto lentamente. Ci aggiungiamo il timing perché si fa col metronomo. Quindi partite, io l'ho fatto 140, mi sembra. Partite anche a 80 per dire, cioè trovate la ritmica, quindi siamo in terzine. Ta 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 ta
Ok? Quindi terzine. C'è la velocità perché poi potete aumentare gradualmente, ci sono gli spostamenti orizzontali e quant'altro. Quindi cercate di non seguire le tab che ho messo nel PDF, ma trovatevi le vostre diteggiature. Quindi verrà così, lentamente. Parto dal mi, quindi è maggiore mi. E riparto la tonica. Fa minore tredicesima. Vedete, qui userò una diteggiatura diversa. Poi da qui ho il fa diesis maggiore undicesima. Posso iniziare con la mia preferita in questo caso, quindi questa. Poi ho un minore, ho un sol minore tredicesima, undicesima. Lentamente. E così via. Questo era il primo esercizio. Il secondo esercizio che vi propongo è ancora una nota in più. Facciamo un accordo solo, se no ci confondiamo la vita. Quindi manteniamo il maggiore, riandiamo un attimo in La maggiore, ci aggiungiamo anche la tredicesima. Quindi, come vi dicevo prima, è un accordo composto da tutte le note della scala di riferimento. Però ci mettiamo anche, mi piaceva di più, l'undicesima aumentata. Quindi si chiama, chiamiamolo La major 13, diesis 11. Potete trovare un sacco di sigle diverse, soprattutto quando si tratta di accordi estesi, scusate. Maggiore 13, più 11, più. Si trova delle sigle, soprattutto negli spartiti datati, vanno un po' interpretate. Comunque, abbiamo la tonica, la terza maggiore, la quinta, settima maggiore, nona maggiore. Uguale a prima, solo che poi ho un re diesis, quindi ho l'undicesima aumentata e la tredicesima che è fa diesis. Il mio trucco per questo tipo invece di arpeggio è quando arrivo alla settima, il sol diesis di prima, ci faccio una quadriade minore settima, cioè una quadriade minore, quindi un sol diesis minore settima. Lentamente arrivo alla settima, quadriade minore. Questo è l'arpeggio di tredicesima con undicesima aumentata. Quindi vi consiglio, anche questo mi sembra lo dissi una volta, quando si studiano queste cose, prima di partire per semitoni, fate solo un accordo, rimaniamo là, fate
Trovate la vostra diteggiatura, cosa fondamentale. Due note, due, tre note alla volta. Controllate tutto, quindi anche con quale dito si parte, tutte le possibilità che ho. Poi questa la sconsiglio perché poi devo andare in alto, quindi sarebbe da pazzi. La mia preferita in questo caso è questa. Arrivo alla settima, metto un loop. Questo facciamolo in ottavi, non in terzine. Si cambia anche ritmica. Ta 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 ta, prima ta 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 ta
aggiungo una nota alla volta finché non sento la padronanza, man mano che le maniche, diciamo, vanno da sole, trovano il meccanismo, l'automatismo, e aggiungo ancora una nota. Fino ad arrivare. Eccetera. All'inizio, per chi non ha mai suonato gli arpeggi stessi, sarà un po' difficile. Io appunto mi aiuto. Cerco sempre di visualizzare, io qualsiasi cosa faccio, cerco di vederli, arpeggi, scale, vederli. Non mi baso mai, cioè ho le mie diteggiature preferite, però cerco sempre di pensare a note, intervalli, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso mi aiuto sempre vedendo come primo obiettivo la settima, e dalla settima costruirci un po' come fanno i pianisti, però qui si entra in un altro argomento che, non essendo un pianista, non tocco, però scompongono quando sono arpeggi di undicesima, tredicesima, li scompongono, cioè come se sovrapponessero due triadi, due quadrilateri, quello che è, insomma. E questi potete fare tutti maggiori, tutti minori, come vi pare, insomma, a vostra scelta. Potete ripartire da mi, farmi tredicesima, undicesima aumentata, poi fa diesis, inventate tutti i discendenti, ancora meglio. L'importante è curare ogni aspetto, ogni singolo aspetto, senza però, secondo me, è il mio consiglio, senza stare dietro a regole. Certo, io sono contro le regole, sono sempre stato un po' così, quindi anche nella musica io non ci vedo queste. Bisogna fare così, o fate come vi torna meglio, e soprattutto se voi riuscite ad avere un buon muting appoggiando il gomito, faccio un esempio scemo così, e vi viene un muting perfetto, va bene, cioè chi se ne frega. Un altro bassista che mi ha segnato profondamente tra i tanti, Bernard Edwards, James, ne potrei citare una marea. Però John Deacon è stato quello che veramente mi ha indirizzato al basso. Qualcuno di voi lo sa, da ragazzo ascoltavo da bimbetto, con patito di Queen, video lui, eccetera, eccetera. Lui tecnicamente cioè, ha fatto la storia della musica con i Queen, ha scritto delle linee di basso di capolavoro, ha scritto delle canzoni bellissime, delle collaborazioni con Freddie spaventose. Ma se lo guardate tecnicamente, appunto, pollicione incollato sul pickup del Precision, sullo storico, tranne rare volte in cui usava il Music Man, e addirittura un'altra cosa che discutevo con un altro allievo, pollice che sbucava, c'ho anche una foto qui davanti, non so se entra nell'inquadratura, proprio il pollice che, vediamo un po', no, vabbè, stacco tutto, se no. Non è che era proprio perfetta, ma lui, come tantissimi altri, ripeto, perfetto tecnicamente. Però che cavolo gli vuoi dire a questi personaggi se non complimenti perché avete fatto la storia della musica. Quindi questi sono i miei consigli, spero anche di aver risolto i dubbi e le domande e di aver risposto alle domande di Giacomo. Giacomo,
nel nickname. Quindi, ripeto, la mia tecnica principale è questa, poi dipende anche cosa suono, a volte addirittura, soprattutto sul fretless, ho un altro modo di suonare, soprattutto le linee meloriche, quindi quando devo fare una frase melodica mi sposto più diciamo, sul manico, con la mano destra, quindi cambia un po' tutto. Però principalmente la mia tecnica, non vuol dire sia quella giusta, quella migliore, semplicemente quella che io uso di più è quella di scendere fino al mi e basta, e poi aiutarmi con queste due dita, anulare e mi. Quindi ragazzi, mi raccomando, scaricate il PDF se vi piace il mio modo di, un po' strano di spiegare le cose, ma semplice e più intuitivo possibile. Condividete queste lezioni, si riparte alla grande, le richieste sono sempre super accettate, super ben accette. Però guardo anche di migliorare anche il parlato. E lasciatele sotto al video. Poi, come sempre, sul mio sito trovate tutti i metodi didattici. Vi saluto, vi ringrazio ancora per essere sempre lì a seguirmi, per i tanti complimenti che ricevo molto spesso. E un abbraccio a tutti, al prossimo video.